Buongiorno a tutti, pace e bene a voi qui presenti e a tutti coloro che sono in collegamento. Buona commemorazione dei fedeli defunti a tutti voi. Oggi noi tutti ricordiamo le persone che ci stanno a cuore e vogliamo veramente che questo giorno sia veramente un giorno non solo di ricordo e commemorazione, ma anche di speranza perché noi siamo certi che i nostri fratelli e sorelle risorgeranno, perché Gesù ce l'ha promesso. Allora vogliamo iniziare questo momento di preghiera, questo santo rosario che vogliamo dedicare a tutti i fedeli defunti. Iniziamo con il canto Eccomi. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Dal Vangelo di Matteo. Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nostro Signore Gesù Cristo, prega per noi. Preghiamo. Dio Padre misericordioso, tu ci doni la certezza che nei fedeli defunti si compia il mistero del tuo Figlio morto e risorto. Per questa fede che noi professiamo, concedi ai nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati in Cristo di risvegliarsi con Lui nella gioia della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Secondo mistero doloroso, la morte di Gesù sulla croce. Dal Vangelo di Luca. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Facciamo adesso 2 minuti di silenzio davanti alla croce in ricordo di tutti i nostri defunti. Questo mistero sarà in lingua latina. Padre
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nostro Signore Gesù Cristo, prega per noi. Preghiamo. O Dio, tu sei l'amore che perdona. Accogli nella tua casa i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono passati a te da questo mondo. E poiché in te hanno sperato e creduto, dona loro la felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Terzo mistero doloroso, la sepoltura di Gesù. Dal Vangelo di Matteo. Giuseppe di Arimatea, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì davanti al sepolcro Maria di Magdala e l'altra Maria. Questo mistero sarà in lingua italiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nostro Signore Gesù Cristo, prega per noi. Preghiamo. Accogli, o Padre di misericordia, i tuoi fedeli che non sono più visibilmente tra noi, loro che hanno ascoltato con cuore vigile la chiamata del Salvatore, possano entrare preparati all'eterno convito di Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero doloroso, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: non abbiate paura, voi so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui,
È risorto, come aveva detto. Venite, venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli, è resuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Questo mistero sarà in lingua latina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nostro Signore Gesù Cristo, prega per noi. Preghiamo. Padre, che ci hai resi partecipi del mistero del Cristo crocifisso e risorto per la nostra salvezza, fa che i nostri fratelli e le nostre sorelle, liberati dai vincoli della morte, siano uniti alla comunità dei santi nella Pasqua eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Quinto mistero doloroso, l'ascensione di Gesù al cielo. Dal Vangelo di Giovanni. Non sia turbato il vostro cuore.
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Quest'ultimo mistero vogliamo davvero pregare per tutti coloro che non solo sono defunti familiari nostri, ma vogliamo anche pregare per tutti i defunti di quest'anno, in modo particolare per le ragazze che hanno subito violenze e femminicidi, per le persone povere che sono defunte perché non sono riuscite con i soldi a curarsi. Preghiamo affinché la sanità sia accessibile a tutti. Preghiamo per le vittime della Palestina e per le vittime di Israele. Preghiamo per le vittime in Ucraina. Preghiamo veramente per tutti i defunti del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Preghiamo.
O Dio, eterno Padre, di ogni consolazione e di ogni speranza, concedi ai nostri fratelli e alle nostre sorelle di ascoltare con gioia nell'ultimo giorno una parola di liberazione e di pace, e di avere un posto e un premio tra le creature eternamente felici. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nostro Signore Gesù Cristo, prega per noi. E ora tutti insieme preghiamo la Salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E oggi, visto che si ricordano i fedeli defunti, non faremo le litanie a Maria, ma faremo le litanie per i defunti. Le trovate in descrizione. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. O Dio, Padre creatore del mondo, abbi pietà dei fedeli defunti. O Dio, Figlio redentore del mondo, libera i fedeli defunti. O Dio, Spirito Santo, santificatore degli eletti, compi il desiderio dei fedeli defunti. Santa Trinità, tre persone in un solo Dio, dà pace ai fedeli defunti. Vergine Maria, assunta in cielo in anima e corpo, prega per i fedeli defunti. Angeli benedetti che contemplate il volto di Dio e servite il suo progetto di salvezza, pregate per i fedeli defunti. Santi patriarchi e profeti che godete la chiara visione di Dio, pregate per i fedeli defunti. Santi apostoli che giudicherete le 12 tribù di Israele, pregate per i fedeli defunti. Dalle pene inflitte per l'attaccamento al peccato, liberaci, o Signore. Per la tua misericordia, che ti ha portato ad avere sempre compassione della fragilità umana, liberali, o Signore. Per i meriti della tua morte in croce, con la quale hai riconciliato il mondo con il Padre, liberali, o Signore. Per la tua risurrezione e morte, con cui apristi il regno dei cieli ai tuoi credenti, liberali, o Signore. Per la tua gloriosa ascensione al cielo, dove promettesti di preparare un posto ai tuoi servi, liberali, o Signore. Per la tua gloriosa venuta alla fine dei tempi, liberali, o Signore. Noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci. Degnati di affrettare il giorno della piena comunione con te ai fedeli che stanno purificandosi. Noi ti preghiamo, ascoltaci. Santi discepoli del Salvatore, che giungeste alla celeste Gerusalemme, pregate per i fedeli defunti. Santi martiri, che con il sacrificio del vostro sangue siete arrivati al pieno possesso dei beni del regno, pregate per i fedeli defunti. Sante vergini che foste pronte alla prima voce dello sposo divino, pregate per i fedeli defunti. Santi tutti che godete la piena comunione con Dio, pregate per i fedeli defunti. Abbi misericordia, Signore, e perdona i loro peccati. Abbi misericordia, Signore, e dà ascolto alle loro preghiere. Dall'agonia meritata con le loro
negligenze e ingratitudini, liberali, o Signore, dalla prigionia che subiscono per il disordine dei loro affetti terreni, liberali, o Signore, per le preghiere della Chiesa e specialmente per i meriti del tuo sacrificio pasquale, degnati di introdurli nell'eternità, nell'eterna gioia. Noi ti preghiamo, ascoltaci. La tua visione li conforti e la gloriosa luce della croce risplenda su di loro. Noi ti preghiamo, ascoltaci. Il collegio degli apostoli apra loro le porte del regno e la vittoriosa schiera dei martiri li conduca accanto a te. Noi ti preghiamo, ascoltaci. Tutta la Gerusalemme celeste celebri la loro liberazione e il coro degli angeli canti o di gioia per la loro eterna felicità. Noi ti preghiamo, ascoltaci. Figlio di Dio, noi ti preghiamo, ascoltaci. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdona loro, o Gesù. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudisci loro, o Gesù. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, accorda a questi poveri defunti il riposo eterno. Prega per loro, nostro Signore Gesù Cristo e Santa Madre Maria, e saranno degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te, nella fede del Signore risorto, e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli e sorelle defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. E adesso, prima di fare ancora 2 minuti di silenzio davanti alla croce, facciamo tutti insieme la preghiera di San Michele Arcangelo perché ci liberi da tutti i mali. La trovate in descrizione, sotto le litanie. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli ti preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo, prega per noi e per loro. Allora, carissimi, abbiamo questa mattina fatto questo Santo Rosario in ricordo di tutti i fedeli defunti. E come avete notato, i misteri non sono quelli che ordinariamente facciamo, ed è normale che non siano così, perché sono dei misteri particolari riservati a questa commemorazione. Oggi veramente sentiamo il bisogno di ringraziare il Padre perché ha portato i nostri fratelli e sorelle con lui, e noi oggi veramente li ricordiamo tutti, veramente tutti, non solo i nostri familiari, ma tutto il mondo vogliamo ricordare. Noi specialmente, visto che siamo una chiesa mariana, perché come sapete qui a Rebocco c'è la parrocchia della Madonna del Carmine, noi siamo molto attaccati alla nostra mamma celeste, Maria, e questo giorno lo vogliamo soprattutto dedicare a tutti i nostri familiari defunti e a tutti i fedeli, ma in modo particolare quest'anno lo vogliamo dedicare questo giorno alle vittime di femminicidio, che come sappiamo in quest'anno
Veramente, ce ne sono stati tantissimi, purtroppo nella maggior parte anche di ragazze molto giovani. E questo giorno lo vogliamo dedicare proprio a loro perché sentiamo il bisogno di pregare Dio affinché una cosa del genere non accada mai più, perché è veramente una cosa sconvolgente vedere delle cose simili. E allora dobbiamo pregare Dio. Perché faccia cessare questa ira che è nel mondo e faccia invece avanzare la pace, la fede e l'amore. Preghiamo davvero il Signore affinché cose del genere non accadano più. E adesso facciamo ancora 2 minuti di silenzio davanti alla croce dove ognuno di noi può pregare per un proprio defunto e poi il canto finale. Tutte queste preghiere che ognuno di noi ha detto, te le offriamo per i nostri fratelli e sorelle defunti e per Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Vi ricordo quest'oggi alle ore 15 il vespro nel canale della Cappella. Oggi alle ore 15 e alle 18 di questa sera qui su Campanaro le letture dei fedeli defunti. Terminiamo adesso con il canto Cristo è risorto veramente. Questo canto lo vogliamo dedicare proprio ai nostri fratelli e sorelle defunti dicendo Cristo Gesù è risorto e anche voi nel tempo stabilito risorgerete. Cristo è risorto veramente, alleluia. Gesù il vivente qui con noi resterà. Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita. Morte, dov'è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più. Se sulla croce io morirò insieme a lui, poi insieme a lui risorgerò. Cristo è risorto veramente, alleluia. Gesù il vivente qui con noi resterà. Cristo Gesù, Cristo Gesù. È il Signore della vita. E ancora grazie per la vostra partecipazione e buon 2 ottobre a tutti voi. Buona giornata a tutti.